La complessa architettura anatomica dell'anoretto è la risultante dell'interconnessione di strutture e tessuti di diversa origine embriologica e istologica. La ricca innervazione somatica e viscerale e la esuberante irrorazione gli conferiscono la capacità di svolgere importanti funzioni fisiologiche. Tali sofisticate funzioni si esplicano attraverso una coordinata sinergia d'azione tra mucosa, anoderm, cuscinetti emorroidari e sfinteri anali. I tre tipici cuscinetti emorroidari sono costituiti da una rete capillare che realizza numerosi shunts arterovenosi che si inosculano a pieno canale in spazi vascolari. Tale caratteristica ne consente una rapida replezione e deplezione ematica che si traduce nella possibilità di modificare rapidamente il volume e la tensione dei cuscinetti emorroidari. Il tono degli sfinteri anali condiziona la replezione dei cuscinetti emorroidari attraverso una diretta compressione meccanica e mediante la modulazione del flusso e del deflusso dei vasi emorroidari intrasfinterici. Con questo meccanismo i cuscinetti emorroidari svolgono l'importante funzione fisiologica di perfezionamento della continenza. Essi si comportano come tre valvole ad acqua che si incastrano reciprocamente. Alla mucosa anale e all'anoderma vengono riconosciute importanti funzioni nella discriminazione del contenuto rettale. Inoltre la mucosa, rivestendo i cuscinetti emorroidari, forma tre pliche che, distendendosi, consentono al canale anale una buona capacità dilatativa. È pertanto ovvio che il rispetto chirurgico delle suddette strutture è un vantaggio fisiologico, mentre la loro asportazione comporta inevitabilmente una riduzione della dilatabilità e una diminuzione della continenza ai fluidi. Thompson ha dimostrato che la teoria del dislocamento distale del canale anale è l'unica corretta. La struttura vascolare è supportata da fibre muscolari lisce e connettivali che dalla tunica longitudinale, intersecando lo sfintere liscio, si portano alla muscularis mucosae della mucosa anale. Tali fibre vanno incontro ad un naturale processo involutivo che ne comporta l'assottigliamento e la frammentazione. Tale evento dovrebbe comportare, come da molti ritenuto, il prolasso emorroidario. Noi riteniamo invece che tale alterazione è necessaria, ma non sufficiente a determinare lo scivolamento distale della mucosa anale e dei cuscinetti emorroidari. Perché si manifesti il prolasso, è infatti necessario anche il dislocamento della mucosa rettale distale. Tale osservazione, clinicamente evidente, ha a nostro avviso importanti implicazioni. Il prolasso determina alcune alterazioni dell'architettura vascolare consistenti nello stiramento e allungamento dei vasi emorroidari superiori, nella formazione di kinks nei vasi emorroidari medi e inferiori e nella rete di connessione tra cuscinetti interni ed esterni. Tali alterazioni possono determinare un ostacolo al deflusso venoso. La stasi venosa che si determina predispone alle note complicanze vascolari del tessuto emorroidario. Bisogna inoltre considerare che il dislocamento della mucosa rettale che va ad occupare il canale anale è transitorio nel prolasso di secondo e terzo grado, ma permanente nel prolasso di quarto grado. Quest'ultima condizione si associa frequentemente a disturbi della continenza quali ano umido, soiling e leakage. Le suddette considerazioni costituiscono la premessa teorica di un nuovo approccio chirurgico. Infatti, se la condizione morfologica che predispone alle complicanze emorroidarie e ai disturbi della continenza è il prolasso, è razionale ipotizzare che è sufficiente la correzione di tale alterazione per guarire la malattia. Partendo da questo presupposto, nel 1993 abbiamo ideato una tecnica per correggere il prolasso mediante l'escissione circonferenziale della mucosa rettale sopraemorroidaria. Con questo intervento si realizza il lifting e il fissaggio della mucosa anale e dei cuscinetti emorroidari nella loro naturale sede anatomica. La resezione e sutura della mucosa è effettuata con una suturatrice circolare di 33 mm. Inizialmente fu adoperata una suturatrice SDH-33. Vista l'immediata diffusione della tecnica, la Ethicon Endosurgery nel 1998 ha recepito la proposta di costruire un kit dedicato all'intervento con lo scopo di standardizzare tale procedura e renderla più agevole e sicura. Il kit, denominato PPH, comprende
Una suturatrice circolare da 33 mm con ampio casing. Un dilatatore anale circolare CAD 33. Un annuscopio fenestrato. Due fori nel casing consentono di passare dei fili.